Caltanissetta al centro di una grande iniziativa che è quella del Parco dello Stile di Vita Mediterraneo e in particolar modo la città che ospiterà una manifestazione di 5 giorni che partirà sabato 27 e continuerà domenica 28 per poi riprendere il giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4. È una grande serie di incontri che avrà la funzione di consumare un ulteriore tappa del Parco dello Stile Vita Mediterraneo dopo le tappe diciamo più strutturali, relazionali e istituzionali. Faremo proprio questo incontro per discutere insieme ad illustri relatori e a tutto il partenariato nelle tavole rotonde pomeridiane alcuni importanti temi del parco. In particolar modo il primo: abbiamo intenzione di strutturare questo parco e quindi di creare una personale giuridica che sia proprio rappresentata all'interno ci siano sia gli enti pubblici sia i soggetti privati che le organizzazioni del terzo settore. Il secondo giorno parleremo dei requisiti richiesti per accedere a questa nuova figura che si andrà a creare, si parla di associazione, di fondazione, di partecipazione, nuove figure diciamo che si legano molto alla natura di questa grande iniziativa e quindi di quelli che sono i requisiti che vogliamo avere per fare sì di far trovare determinati standard a tutte le persone che poi saranno interessate in una seconda fase, nella fase realizzativa di questo percorso. Poi parleremo anche di comunità, la nostra grande comunità dello stile vita mediterraneo, cioè la comunità di questo territorio che si sta mettendo insieme per effettuare questa grande iniziativa e quindi parleremo anche di eccellenze immateriali e la valorizzazione e completeremo con la formazione, perché la cosa importante è formare il senso dello stile di vita mediterraneo, cioè quindi dobbiamo interessare anche la parte formativa e per questo avremo tanti illustri ospiti a partire dal professore Zamagni, il professore Carlo Borgomeo che è il presidente della Fondazione per il Sud, avremo il professore Butera, tantissimi soggetti che si alterneranno, diciamo il programma sarà visibile, tante istituzioni presenti, dai rettori delle università, i presidenti dei tre poli di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, delle Accademie delle Belle Arti di Palermo e Catania, l'assessore La Galla, il presidente della regione e tanti altri soggetti e tutto il partenariato che si confronterà ci sono dentro associazioni, enti di ricerca, aziende private, fondazioni, istituzioni di vario tipo e quindi invito tutta la collettività, tutta la cittadinanza a frequentare questi 5 giorni che sono un momento importante per la nostra comunità, ma sono momenti anche di formazione e di confronto che dal basso creano questa grande iniziativa del parco.